Buonasera ragazze, nuovo video. Abbiamo una compagna di video stasera che salterà, scenderà, salirà, farà di tutto, quindi sarà un video disturbato sicuramente. E niente, come vedete sono in tenuta da casa. Sì, esatto, perché mi voglio rilassare e fare un video con voi. Sono leggermente truccata ancora da oggi, ma proprio poco ormai. Nel senso che veramente mi sono ritruccata. Stamattina ero molto più truccata, sono andata a lavoro, poi sono venuta a casa, ho fatto due o tre cose in casa, mi sono fatta la doccia e poi sono riuscita, quindi mi sono ritruccata, ma molto leggera perché appunto non dovevo fare grandi cose. Niente ragazze, questa sera sarà un video in cui vi parlo di come io idrato il mio corpo e di cosa utilizzo in questo momento come anticellulite e antismagliature, diciamo tutto quello che faccio nel post doccia. Post doccia o a volte anche prima di andare a dormire, quando magari mi sento particolarmente la pelle secca del corpo e disidratata. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo dalle creme corpo che sto alternando in questo periodo. Ormai sapete che per me alternare prodotti di qualsiasi prodotto si tratti è fondamentale, perché come vi ho già detto in diversi video, utilizzare la stessa crema per più tempo comporta che poi la nostra pelle continui ad assorbire, perché naturalmente la crema viene assorbita, ma i suoi principi attivi cominciano a perdere efficacia perché poi la nostra pelle si abitua a quel tipo di prodotto, di crema, di componente, e quindi dopo un po' poi non ha la stessa funzione che dovrebbe avere. Ecco, quindi io alterno sempre tutti i prodotti, dal contorno occhi alla crema viso, alla crema mani, alla crema corpo, allo shampoo, eccetera. Quindi vi comincio a far vedere le due creme corpo che sto utilizzando io in questo momento. Premetto che la mia pelle è molto strana, nel senso che ho la pelle del viso mista grassa, la cute grassa. E la pelle invece del corpo, come delle braccia e specialmente delle gambe, sia delle cosce, ma le cosce meno, più che altro proprio diciamo la gamba dal polpaccio, dal ginocchio in giù, ho la pelle molto 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 secca, quasi che si squama, quindi ho bisogno di tantissima idratazione e spesso, oltre a dopo la doccia, mi do la crema anche prima di andare a dormire, perché proprio ho la pelle secca e sento proprio l'esigenza di doverla idratare. Quindi niente, cominciamo dalla mia routine idratazione. Per quanto riguarda l'idratazione corpo, sto utilizzando in alternate, in questo momento, questa crema corpo dei Provenzali, che mi piace un sacco, crema corpo fluida all'olio idratante di mandorle dolci con burro di karité, formula naturale per tutte le pelli. Non unge, assorbimento rapido, e in effetti è così. Ecco, a me piacciono le creme dall'assorbimento rapido. Se io sono di fretta e ho fatto la doccia e do la crema e devo vestirmi subito perché devo uscire di corsa, non mi piace la crema che sta troppo tempo ad assorbirsi, devo aspettare perché sennò mi ungo, perché sennò se devo mettere i pantaloni non mi entrano perché non riescono a scivolare sulla pelle perché c'è la crema, quindi non mi piace assolutamente. Questa invece è veramente rapido assorbimento, inoltre ha un profumo di mandorle buonissimo. Vi dico un po' quello che dice. Allora, la crema fluida all'olio di mandorle dolci è un vero dono di bellezza per tutte le pelli. La preziosa composizione e il potere idratante del principio attivo rendono la pelle subito setosa e morbida. Avvolge corpo e sensi in un delicato aroma di mandorle. Per scelta, i nostri cosmetici sono sempre senza siliconi e parabeni, senza materie di origine petrolchimica, senza conservanti aggressivi e sensibilizzanti, senza allergeni del profumo. E vabbè, naturalmente cruelty free, certificazioni etico-ecologiche sono appunto cruelty free, energia pulita, WWF e vegan, ok. Non so se è riuscita a vedere. Ha un PAO di 6 mesi, sono 200 ml di prodotto e a me sta durando, la sto utilizzando da all'incirca questa una ventina di giorni. E come vedete il flacone è praticamente quasi pieno, quasi intonso, perché comunque ne basta veramente poca perché idratante, almeno a me, funziona veramente tantissimo come idratazione. Ripeto, io avendo la pelle molto molto secca, comunque già dopo qualche ora sento di nuovo che ho esigenza di idratarla, ma naturalmente se sono fuori casa o a lavoro non è che posso mettermi la crema. Però comunque questa mi piace, fa bene il suo lavoro, ve la consiglio comunque una crema anche per chi è molto attento all'inci, completamente verde, e non che io non sia attenta all'inci, però
Dipende però un attimino dalle cose, ecco. Diciamo che sulle creme, sugli shampoo, sui bagnoschiuma sto cercando di convertirmi completamente ad ecobio per quello che mi è possibile. Per quanto riguarda il make-up ci sto provando, ma tante cose ancora le acquisto di profumeria perché mi piacciono, ecco. Quindi non ho proprio la fissa, ma sicuramente farò poi un video a parte, vedremo queste, diciamo, questi discorsi bio, non bio, comunque poi farò semmai un video a parte, adesso non voglio divulgarmi troppo. E niente, questa comunque ve la straconsiglio. Poi come altra crema idratante corpo, quindi per la mia routine idratante, sto utilizzando questa di Geomar. Questa di Geomar mi piace un sacco, con oligo elementi del Mar Morto, con olio di argan, è una fluida corpo nutriente e velutante, con note di mandorlo in fiore e karité, e mi piace un sacco. Anche questa si assorbe con una rapidità eccezionale, anche se rispetto ad altre è molto più cremosa. E ha un profumo di karité buonissimo, di argan, scusate, e che persiste tra l'altro sulla pelle ed è idratantissima. Allora, dunque, dice Geomar Fluide Corpo è una crema morbida e ricca creata per nutrire intensamente la pelle. Contiene olio di argan, jojoba, macadamia e mandorle dolci, che svolgono un'azione nutriente ed emolliente, aumentano l'elasticità della pelle e contrastano la secchezza cutanea. Burro di karité, che svolge un'azione idratante, nutriente ed emolliente sulla pelle, oligoelementi del Mar Morto restituiscono alla pelle luminosità ed elasticità. In effetti è proprio così, cioè tutte e due sono creme molto idratanti, questa però ancora di più. Mi piace veramente tanto perché mi lascia la pelle morbida, profumata e setosa. Veramente, io questa qua ve la straconsiglio. L'inci non ve lo so dire. Allora no, contiene la paraffina in liquido, quindi non è sicuramente verde, o perlomeno non lo è al 100%. Ma che dire, comunque mi piace. Quindi il discorso che dicevo prima del bio non bio dovrò un po' valutare, nel senso che comunque ci sono prodotti non bio che mi piacciono e questo è uno di quelli e mi sento anche di consigliarvela. Io l'ho comprata da Acquasapone, l'avevo pagata in offerta, ora non mi ricordo male, sui 2,19 euro, ora non ricordo, comunque un prezzo accessibilissimo. Mi piace veramente, ha tutte le caratteristiche che io cerco in una crema idratante: idratazione, profumo e sensazione di pelle morbida e setosa, proprio piacevole al tatto, quindi per me questa è veramente un top, ve la consiglio. Per quanto riguarda invece la routine anticellulite, come avete già visto in alcuni video che ho fatto precedentemente, stavo utilizzando la Somatoline. È finita, non l'ho più riacquistata anche perché è abbastanza cara e comunque voglio alternare appunto per provare i prodotti. E adesso attualmente sto utilizzando questo Specific Perfect Body di Mediterranea contro gli estetismi della cellulite. Questa qua non l'ho acquistata, mi è arrivata in omaggio quando ho fatto l'ordine prima di Natale dei cofanetti di Mediterranea di Gabriela Beauty, della linea appunto Gabriela Beauty di Mediterranea, scusatemi l'ingarbugliamento, e dello shampoo e della crema mani. E in omaggio, evidentemente non so se perché avevo superato un certo budget o perché era il periodo di Natale, mi hanno fatto scegliere un prodotto a loro scelta, io ho scelto questo. È uno spray anticellulite, dalla consistenza sembra quasi acqua, quasi molto acquoso, molto liquido. In realtà poi una volta che voi andate a spalmarla, la consistenza diventa più come quella di un gel. Allora, dunque, dice: trattamento spray per il corpo contro gli enestetismi della cellulite. Agisce in modo mirato per appianare fossette e gonfiori tipici. Rassoda e tonifica. Il risultato è un corpo in forma e una pelle levigata. Applicare quotidianamente su gambe e glutei, massaggiando dolcemente fino a un completo assorbimento. Mi piace, devo dire la verità, sono rimasta piacevolmente sorpresa perché comunque non è che faccia sparire la cellulite, perché fosse così ne comprerei probabilmente un milione di flaconi e tutti i giorni sarai lì a spalmarmela. Non è così, però comunque l'effetto della pelle veramente migliorata, levigata, lo avete. Ripeto, i buchi della cellulite, quelli ci sono e quelli rimangono. Io purtroppo ne ho anche abbastanza perché purtroppo tendo a bere poco ed è importante invece bere tanto. E un'altra cosa,
Per motivi comunque di salute, avevo le ovaie micropolicistiche, sono stata costretta per anni a prendere la pillola in alti dosaggi, poi ho fatto delle sospensioni, poi sono passata all'anello, poi ho fatto sospensioni e sono ripassata alla pillola leggerissima e quindi comunque gli ormoni influenzano. Perciò è così, però me ne frego, diciamo che ho imparato ad apprezzarmi per come sono. Io ho cellulite, ho smagliature, ho difetti come tutti, ho imparato ad apprezzarli. A non prenderli come difetti perché penso che sia importante che ognuno di noi si piaccia per quello che è. So che è una frase scontata, ma ragazze, amatevi per quello che siete, perché ognuno di noi è quello che è ed è bello per come è. Quindi è importantissimo, secondo me. Chiusa parentesi, come posso dire, psicologica, ritorniamo a questa crema che mi è piaciuta un sacco e ve la consiglio. Ora, di preciso non so quanto costi perché appunto mi è stata omaggiata. Ma sicuramente la ricomprerò provandone anche altre, naturalmente. Per quanto riguarda invece le smagliature, è il mio fedelissimo, questo non l'ho ancora cambiato, ahimè, Bio Oil. Se non l'avete visto, andate a vedere, ho fatto un video specifico anche sul Bio Oil. È un antismagliature, in realtà serve anche per cicatrici, colorito della pelle non uniforme, invecchiamento della pelle, pelle disidratata. Oltre che appunto per le smagliature, mi piace perché veramente se dato con costanza, ripeto, non le fa sparire perché ne comprerei anche questo come dell'altro, un miliardo di flaconi, sei sempre lì ad applicarla, però ve le attenua. Toccando la pelle le sentite più sottili, le sentite meno spesse. La smagliatura bianca come quelle che ho io, quindi sono quelle che ormai non spariscono più, sono quelle belle spesse. Tipo cicatrici, perché la smagliatura fondamentalmente è una cicatrice. Non è che ve la fa sparire, ma ve l'attenua. E se dato con costanza, veramente aiuta perché idrata tantissimo la pelle. Perché la smagliatura sostanzialmente è pelle che si spacca quando è disidratata e la pelle continua a fare a fisarmonica, tipo se si ingrassa e dimagrisce, ingrassa e dimagrisce, la pelle tende a spaccarsi e creare la smagliatura. E quindi niente. Mi trovo super bene, ve lo straconsiglio, non è verde, ma è fantastico. Questo lo si trova in farmacia o in parafarmacia, 9,99 euro. Il flacone è piccolo e poi c'è quello grosso da 100 ml, questo è un 60 che mi pare ne costi 19. Non lo so, io comunque ricompro sempre questo anche perché ne basta veramente poco ed è fenomenale. Quindi vi ho fatto vedere tutte le mie routine per quanto riguarda il post doccia e sono idratazione, antismagliature e scusate, antismagliature e anticellulite. E questi sono i prodotti che io sto utilizzando al momento. Quando cambierò routine vi farò sapere in modo da tenervi sempre aggiornati con i prodotti, perché oltre a farvi vedere la routine, secondo me è anche un consiglio, perché parlando dei prodotti che si utilizzano, voi avete modo di capire e valutare se è il caso di acquistarli o meno, quindi se avevate dei dubbi potete decidere. E quindi niente, ragazze, fatemi sapere qua sotto voi cosa utilizzate nelle vostre tre routine, se le avete tutte e tre, magari siete fortunate, non avete la cellulite, non avete le smagliature come me. Comunque fatemi sapere quello che utilizzate, e così ci possiamo scambiare appunto anche utili consigli. Per chi sta seguendo il video ma non è ancora iscritta, iscriviti e metti un like, e cercherò di fare sempre più video. Se avete qualche richiesta in particolare, fatemi sapere, cercherò nel mio possibile di esaudire le vostre richieste e niente, vi auguro una buona notte e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!